Anche la Gran Bretagna sta prendendo l'iniziativa. Tra i numeri e i nominativi che le nostre ragazze devono tenere in grande attenzione c'è anche una britannica, quella colei che porta il dorsale numero 15, Jessica Roberts. Il commissario tecnico Dino Salvoldi ha segnalato anche questa atleta come le atlete da tenere sotto speciale osservazione. Le nostre ragazze sempre nelle primissime posizioni, con Elena Pirrone, con Letizia Paternoster, la vedete contraddistinta tra l'altro dai coprescarpe gialli, e con Vittoria Guazzini e anche Nicola D'Agostin, che è intruppata nella pancia del gruppo. L'andatura si fa regolare, stiamo salendo verso Salmon Hill per la terza e penultima volta. Per il momento sta tenendo il contatto anche Nicole D'Agostin, vediamo che di questo gruppo fa parte anche la temutissima Lorena Dibes, e poi ci sono sempre anche le due danesi, la Jorgensen e la Boe. Vediamo infatti proprio la danese, la seconda danese, Caroline Boe, che è stata attentissima ad intervenire adesso proprio per andare a portarsi immediatamente sull'attacco dell'Ucraina, Olia Kulinic. E adesso, andando verso Salmon Hill, attendiamo a mandare in onda le prossime interviste preparate da Andrea De Luca, la presentazione delle varie atlete, perché ora potrebbe essere un momento da un punto di vista tattico davvero molto molto importante di questa prova, quando mancano 32 chilometri alla conclusione. Tentativo di attacco o per il momento soltanto di allungo da parte della Francia, gruppo che è forte, Silvio, di una trentina di unità. 35 componenti esattamente fanno parte del gruppo principale che si sta accingendo ad affrontare la salita di Salmon Hill per la terza e penultima volta, con la Francia che a questo punto rompe decisamente gli indugi. È proprio un atleta francese che va all'attacco, con la Danimarca e l'Italia che reagiscono prontamente, e Francia che prova naturalmente a difendere l'attacco. Un'altra atleta francese che prova a difendere l'attacco della connazionale. Vedete sempre andatura molto elevata, una salita, quella di Salmon Hill, che non farà molto probabilmente grandissima selezione nelle prove maschili, ma che invece in questa categoria juniores femminile stiamo vedendo insomma una certa selezione, riesce a farla giro dopo giro, nonostante finora non ci siano stati attacchi decisi come evidentemente ci attendiamo in queste ultime due tornate. Pensando alla gara di domenica dei professionisti, poi è più che altro un gioco il nostro, perché non sappiamo ancora quali saranno le condizioni del tempo, invece le condizioni meteo potrebbero essere determinanti nello svolgimento della gara, ma su una salita come quella di Salmon Hill c'è chi parla al massimo di un vantaggio di 12-15 secondi, è d'accordo Silvio? Vantaggio che si può ottenere sulla salita di Salmon Hill. Siamo al finale, quindi dopo 10 passaggi, dopo 10 tornate. Sì, è abbastanza plausibile e condivisibile un'analisi di questo genere. Una salita direi difficile prenderli, e soprattutto sarà molto complicato riuscire eventualmente ad amministrarli fin sul traguardo, perché mancano 15 chilometri poi al traguardo, quindi insomma è un terreno adatto soprattutto a chi deve inseguire. Certo che dipende molto da chi, da quanti, e tra questi chi riuscirà a prendere questa dozzina, questa quindicina di secondi di vantaggio, mentre c'è anche Letizia Paternoster che è uscita allo scoperto. Proprio la Paternoster che adesso sull'attacco della Gran Bretagna si è mossa in prima persona. Letizia Paternoster, che per il momento è sempre rimasta al coperto, anche adesso non lavora, è stata in pratica un'azione di stop per la sua, perché aveva capito con grande intelligenza tattica che in questo momento poteva anche essere portato via un gruppetto, e lei vuole esserci dentro. Si muove adesso l'Australia con Madeleine Fasnack, la terza, la medaglia di bronzo nella prova contro il tempo. Vediamo che non reagisce per ora la Paternoster, anche perché un atleta da sola, se dovesse prendere il largo, chiaramente non farebbe grande paura adesso. Siamo a 30 km dalla conclusione. Più difficile invece restarsi, sarebbe un disastro, o quasi restare fuori nel caso si dovesse formare un gruppetto di almeno 4-5 atleti.
Coraggioso questo attacco della Fasnacht, ricordiamo che quando si transita poi bisognerà transitare ancora nuovamente sotto il traguardo e mancherà l'ultimo giro, insomma sono atlete queste di primissimo livello, andare all'attacco così alla penultima tornata mi sembra veramente un azzardo. Brava è stata invece Letizia Paternotte che ha reagito all'attacco proprio di Jessica Roberts della Gran Bretagna, si è portata a ruota però è rimasta passiva e continua a pedalare tra l'altro con una agilità sorprendente, salvando le gambe per quelle che saranno poi le azioni che si svilupperanno nell'ultima tornata. Ho la netta sensazione che stia molto bene Letizia Paternotte, così come sta molto bene anche la campionessa del mondo della prova contro il tempo Elena Pirrone, e sta rientrando anche mi sembra Vittoria Guazzini, che in una prima fase aveva perso contatto, è proprio Vittoria Guazzini che sta cercando di riportarsi nel gruppettino che sta inseguendo Madeleine Fasnacht, che tutta sola sta arrivando al passaggio al Gran Premio della Montagna con un vantaggio però di una settantina di metri nei confronti della prima parte del gruppo. Sono in 16 all'inseguimento dell'australiana, presto potrebbero diventare 17, questo è il nostro augurio, perché potrebbe riassumarsi proprio Vittoria Guazzini. Qua invece siamo dietro con Lauren Murphy, altra britannica che ha leggermente perso contatto, un vantaggio di un centinaio di metri, forse anche qualcosa meno, per Madeleine Fasnacht che viene tenuta là dal gruppo delle inseguitrici. Qua invece con il gruppo di altre atlete che hanno perso contatto, abbiamo visto per esempio per la Germania, si trattava della Koch, Franziska Koch. C'è invece la Ludwig per la Germania, nel gruppetto che ha l'inseguimento della Fasnacht. Coraggiosa, però tatticamente Silvio non è stata ineccepibile questa azione della Fasnacht, non è. Coraggiosa, testimonianza ancora una volta delle sue enormi qualità dal punto di vista tattico, insomma un po' azzardata, insomma un po' inopportuna. Vedi che non riesce a fare la differenza. Anche perché è sola, ovvero l'Australia schiera solo una concorrente, appunto la Fasnacht, che in questo momento sta per essere raggiunta dalle prime inseguitrici, quindi un attacco dal punto di vista tattico insomma assolutamente inopportuno, che però ha contribuito a fare una certa selezione. Una certa selezione, qui siamo con atlete ritardatarie, la motoripresa sta risalendo il gruppo per cercare di capire se nel frattempo, attenzione perché è rimasta Jessica Roberts, la britannica molto temuta dalle nostre in questo gruppetto che è di ritardatari, ovvero non sono il gruppo principale, il gruppo che sta guidando la corsa, non appena la moto ripresa risalirà saremo in grado anche di fare la conta. Altre ritardatarie che stanno arrivando al Gran Premio della Montagna. Abbiamo visto che l'Olanda, temutissima l'Olanda, ha perso un altro elemento e si tratta della Ammerlar, dopo che in precedenza aveva perso contatto dalla testa della corsa anche Anne de Ruiter. Sono in 16 nel gruppo di testa, eccole qua, questa è la testa della corsa con le italiane, con Elena Pirrone che in prima posizione non appena si è transitata al Gran Premio della Montagna si è lanciata in discesa la campionessa del mondo della prova contro il tempo, con le pizze fatte nostre che era in quarta, quinta posizione. Dovrebbe essere rientrata anche Vittoria Guazzini, appena avremo delle immagini più chiare saremo in grado di certificarlo, dovrebbe essere lei proprio in ultima posizione. E dunque adesso potrebbe approfittare di questo tanto in discesa per andare definitivamente ad annullare il gap che aveva accumulato invece nel tratto, all'inizio del tratto della salita di Salmonil, mentre davanti è la Pirrone che ha preso adesso una trentina di metri di vantaggio, Paternoster che sta controllando con grande intelligenza e con grande lucidità quello che avviene davanti, ora più che mai non può intervenire in prima persona considerando che c'è la Pirrone, la sua compagna di squadra, da sola al comando, con un vantaggio che adesso è diventato di una cinquantina di metri e l'Italia dietro sta proteggendo questa azione che potrebbe essere importante da parte della Pirrone. Siamo a 27 km dalla conclusione, contro il tempo,
lei è una che mi sembra di poter dire va abbastanza, no? Insomma, sì, se la cava, se la cava. Se la cava, se la cava. Potrebbero passargli la maglia di campionessa del mondo che ha conquistato qualche giorno fa. Elena Pirrone, lanciata tutta sola. Ecco la differenza, anche questo è un attacco azzardato per un'atleta solitaria. Ma Elena Pirrone ha la fortuna di far parte, al contrario della Fasnacht, l'australiana, di una formazione che ha altre componenti dietro. Quindi questo è un attacco che fatto per se stesse naturalmente, ma anche in funzione, in caso di reazione, di quello che può essere il lavoro e il comportamento delle compagne di squadra. Non sono in tante dietro all'inseguimento e adesso sono tutte obbligate a lavorare, per cercare di andare a riprendere la Pirrone caduta. Intanto per una francese si tratta di Emilène Eustache, caduta in discesa, questa ragazza francese che difficilmente potrà riprendere la via. Intanto aumenta il vantaggio della Pirrone. Vantaggio della Pirrone che aumenta. Letizia Paternostra che sta facendo il lavoro da stopper, saltando sulle ruote di tutti coloro che provano a reagire all'attacco della campionessa del mondo Elena Pirrone, campionessa del mondo della prova contro il tempo. Posizione perfetta in bicicletta, non a caso è lei la migliore contro il tempo. Pedalata efficace, pedalata potente, una ragazza che ora guarda Letizia Paternostra insieme alla Novolotskaya sta cercando di reagire e si stanno provando a portarsi su Elena Pirrone, che nel frattempo ha rallentato la propria andatura e sta per essere raggiunta da questo gruppettino formato da circa una dozzina di atlete, dove ci sono ben tre concorrenti francesi. E si tratta della Musique, della Ville e della Copponi, o Copponi per dirla alla francese, per questa ragazza che ha chiari origini italiane, abbiamo detto in precedenza origini venete per Clara Copponi. E ne approfittiamo per ringraziare anche Danilo Viganò, collega che è un grandissimo esperto di tutto il mondo giovanile del ciclismo maschile e femminile. Tante di queste informazioni appunto ce le ha proprio date con una grandissima disponibilità e gentilezza Danilo Viganò. Allora, dopo aver ringraziato Danilo Viganò, andiamo ad ascoltare, anzi a sentire la presentazione di un'altra delle azzurre, tenendo sempre d'occhio chiaramente quello che succede in gara. Adesso è il momento di Guazzini. È sicuramente una gran bella nazionale quella che ancora una volta è riuscita ad allestire Tino Salvoldi. C'è una azzurra ed è la Pirrone davanti, ha un vantaggio di 18 secondi su una gruppetta di 16 con dentro altre due italiane, e sono la D'Agostin e la Paternoster. Elemento importantissimo, mentre ascoltavamo l'intervista con la Paternoster ci ha inquadrato una gruppetta di ritardatari, la regia norvegese, che adesso hanno 46 secondi dalla battistrada, dalla Pirrone. In questo gruppetto anche la temutissima olandese Lorena Wirth, la campionessa europea in carica. Questo è la gruppetta della Wirth, dove fra l'altro c'è anche un'altra italiana ed è Vittoria Guazzini. Dunque attenzione, perché si sta creando una situazione davvero molto molto interessante con la Vips, una delle grandi favorite di oggi, che ha perso contatto e adesso insegue a 43 secondi dalla battistrada, e davanti c'è proprio un italiano. La battistrada è un'azzurra, si tratta di Elena Pirrone. Ormai siamo vicinissimi al passaggio, io ne approfitterei, Silvia, anche per andare ad ascoltare l'ultima presentazione delle italiane. Non è davanti, non è mai stata nel vivo della corsa, purtroppo per lei, stiamo parlando di Martina Fidanza, ma mi sembra doveroso andare ad ascoltare e andare a conoscere anche questa sfortunatissima ragazza, Martina Fidanza, fatta fuori da un problema meccanico. Ascoltiamola. Allora aspettiamo un attimo, perché ancora non è pronta l'intervista. Allora seguiamo ora il passaggio della Pirrone. Attenzione a quello che sta succedendo dietro con la Novolotskaya per la Russia, che è stata quinta nella prova a cronometro, quella vinta dalla Pirrone. Dunque quasi si ripropone questo confronto a distanza tra la nostra atleta, tra la Pirrone, tra Elena Pirrone e la russa
Maria Novolozkaya. Qualche centinaio di metri ancora per Elena Pirrone e poi sarà il passaggio. 15 secondi di vantaggio sul gruppo principale delle sue inseguitrici, che lo vedete dove poco fa è uscita l'atleta russa con indossare il numero 39 delle Pitya Paternoster in persona, che prova a reagire, anche Nicole D'Agostin, che però mi sembra con una pedalata abbastanza appesantita, è rientrata in una seconda parte nel gruppo delle migliori, non è riuscita, salendo verso Salmon Hill, a rimanere con le stesse. Ora questi rallentamenti l'aiutano certamente a recuperare un po' di forza, sarà anche lei utilissima alla causa generale in questa ultima tornata. Qualche centinaio di metri ancora e poi per Elena Pirrone ci sarà il suono della campana, ultima curva, e la campionessa del mondo della prova contro il tempo si trova sul rettilineo d'arrivo. Implacabile la Paternoster, implacabile Letizia Paternoster, che dietro alle spalle della Pirrone sta facendo davvero un lavoro straordinario, si è riportata in un amen sulle ruote della Novolozkaya e dunque difendendo la leadership della sua compagna di squadra, difendendo la leadership della Pirrone, che transita adesso sulla linea del traguardo, suona la campana, ultimo giro per queste ragazze con un vantaggio che dovrebbe essere intorno ai 15 secondi per la Pirrone. Transita adesso il gruppo con un ritardo di 15 secondi. Con Petchenko per la Russia in seconda posizione, la Pasnak, Ludwig con la nostra D'Agostin e con naturalmente Letizia Paternoster. Questo è il rettino invece dove c'è la campionessa europea Lorena Vives, che è attardata, una delle atlete più pericolose per le nostre, ormai sarà difficile per questo gruppettino rientrare. Di questo gruppo fa parte anche Vittoria Guatti. Ci prendiamo allora adesso per la pubblicità, poi a seguire la gran finale di questa prova riservata alle ragazze juniores breakdown mondiale. Del mondo nella prova a cronometro, titolo conquistato lunedì da questa ragazza che oggi sta facendo qualcosa di straordinario. Ancora una volta, è vero, c'è da affrontare per il quarto ed ultimo passaggio della salita di Salmon Hill, ma per il momento sta tenendo davvero molto bene Elena Pirrone e soprattutto sta realizzando un lavoro che in prospettiva potrebbe essere davvero prezioso per l'altra nostra punta, per Letizia Paternoster, che è dietro nel gruppetto, quello che insegue con 12 secondi di ritardo. La vedete ora in seconda posizione alle spalle dell'Ucraina, della Kulinich. Sta facendo un'azione da stopper d'altri tempi, quando in questo ruolo ancora esisteva nel calcio, Letizia Paternoster, per difendere l'attacco di Elena Pirrone, che tutta sola sta costringendo naturalmente le avversarie dirette delle nostre a lavorare dietro, a stancarsi. Sta stancando anche Letizia Paternoster, ma ormai siamo nelle fasi finali, bisogna uscire allo scoperto. C'è anche Nicole D'Agostin, un po' in difficoltà, ma comunque riesce a tenere le ruote delle migliori. Questo è un tratto di salita, non siamo su Salmon Hill, ma la prima difficoltà di questo percorso, una salita di 500 metri, Solheimsviken, proprio in questo tratto. Elena Pirrone viene vista dalle prime inseguitrici, un vantaggio di circa 10-12 secondi per lei, che continua comunque con determinazione nella propria azione, finora molto redditizia. Vedete che dietro c'è anche una sorta di incertezza. Quelle atlete, la ruota di riferimento è quella di francese con tre componenti. Alessandra De Torre, Eleonora Patuzzo, Rossella Callovi, Elisa Balsamo, queste le ragazze che hanno conquistato la medaglia d'oro nell'albo d'oro della nostra nazionale nella categoria juniores dal 96 al magico 2016, l'anno scorso, con il trionfo, un vero e proprio trionfo in volata di Elisa Balsamo sul traguardo di Doha, un'altra medaglia d'oro proprio con la Pirrone, l'abbiamo già stata a casa da questa rassegna iridata invece di Bergen nella prova contro il tempo. Facevi notare, Silvio, un attimo di incertezza dietro e in effetti adesso torna ad aumentare il vantaggio di Elena Pirrone, che adesso ha di nuovo una ventina secondi di margine nei confronti del gruppo che ha al suo inseguimento, e stiamo per andare
verso l'ultimo passaggio sulla salita di Salmonell. 20 secondi il vantaggio di Elia Matidone, che adesso forse per la prima volta si è voltata per cercare di controllare la situazione, e questa è una situazione che va a tutto vantaggio della nostra azzurra. Chiaramente le altre due italiane, la D'Agostina e la Paternoster, non collaborano, rimangono passive, rimangono sulle ruote, perché prende di nuovo consistenza l'azione e la speranza di conseguenza di Elena Pirone a 14 km e mezzo dalla conclusione. Con la sua regolarità e con la sua insistenza riesce ad approfittare anche di queste fasi di tentennamento che c'è invece nel gruppo al suo inseguimento e a guadagnare notevolmente vantaggio. Intorno ai 20 secondi in questo momento il vantaggio appunto di Elena Pirrone nei confronti 23 per l'esattezza, ci viene in aiuto la grafica proprio in questo istante, mentre ha iniziato nuovamente a piovere. Vedete come la strada si è resa più viscida dalle gocce d'acqua che stanno cadendo con una certa insistenza in questo momento, con anche la moto ripresa della TV norvegese che fatica a rimanere davanti alle atlete che vanno più veloci. Qui c'è stata una caduta per un'atleta russa e si tratta di Alena Petchenko, che faceva parte del gruppo di 16, qui rivediamo, si è arrotata con l'australiana Fasnax, ha toccato all'interno, ad evitare per un secondo, proprio per la questione di pochissimi centimetri, ad evitare la russa. Dunque adesso rimane la nostra da sola, cioè, la Russia. Come questa caduta abbia comunque selezionato ulteriormente il gruppo di testa, anche Letizia Paternoster è rimasta leggermente attardata. Ora si sta riportando proprio lei in testa al quintetto, che si sta riportando sul gruppo di sei atlete che avevano approfittato della caduta, e questa invece è Elena Pirrone che ha iniziato a salire verso Salmonell. Sarà molto probabilmente questo il punto più critico per lei, perché dietro c'è una maggiore freschezza e ci saranno alcune atlete che tenteranno naturalmente di riportarsi sulla nostra atleta azzurra, che tutta sola continua a rimanere al comando con 18 secondi di vantaggio. È cominciata la salita per Elena Pirrone, è cominciata adesso, comincia adesso anche per il gruppetto delle inseguitrici. Chi sta correndo molto bene, dobbiamo dirlo, anche la Danimarca, soltanto con due atlete in gara e sono tutte e due là davanti. Si tratta della Bole e della Jorgensen. Non dimentichiamo che la Jorgensen aveva fatto quell'azione nel corso del primo giro, addirittura abbastanza criteriata da un punto di vista tattico, un'azione nella quale comunque sicuramente ha speso e tanto, eppure è sempre là davanti, li vedete facilmente riconoscibili con la maglia rossa, con i colori della bandiera danese, maglia rossa con le strisce orizzontali bianche, le due appunto, Bore e Jorgensen. Parte di nuovo la Kulinic per l'Ucraina. È Letizia Paternoster che si fa strada tra le altre concorrenti per immediatamente provare a saltare sulla ruota della Kulinic, la ucraina che è una delle più attive all'inseguimento di Elena Pirrone. Abbiamo già ricordato com'è la composizione del team azzurro che è a sostegno di queste ragazze, con Sangaldi e Salvoldi e il meccanico Iva Panzeri nell'ammiraglia, che è al seguito nel primo box Giuseppe D'Urso, massaggiatore Flaviano Frugeri come meccanico, nel secondo box in programma abbiamo Daniele Cecchini come massaggiatore, tra l'altro fratello di Elena Cecchini che verrà impegnata domani nella prova femminile, e Marino Fusarpoli, meccanico della nazionale, storico meccanico della nazionale. Il medico della nostra nazionale è il dottor Edoardo Cantilena. C'è anche Marco Vita, il commissario tecnico della pista azzurra maschile, che è a sostegno della trasferta e per esempio in questa prova è proprio in cima a Salmonell per dare le indicazioni a queste ragazze che non sono collegate via radio con il tecnico, e che quindi invece Marco Villa è collegato via radio con Edoardo Salvoldi, la sua posizione è particolarmente importante per poter dare riferimenti alle ragazze al passaggio al Gran Premio della Montagna. L'importante è avere un atleta dietro per l'Italia, la Paternoster, è partita l'Ucraina, immediatamente stoppata dalla Paternoster, e guardate il vantaggio della Pirrone, è tornato ad aumentare 25 secondi ed è in cima adesso la nostra atleta, la bolzanina Elena Pirrone, con un vantaggio che ora ci dobbiamo fidare della grafica e ci vogliamo fidare della grafica, è di 30 secondi. Prova a reagire il Canada con Simone Boalara, però c'è incertezza dietro, c'è incertezza, avete visto anche la Ludwig, la tedesca Ludwig, voltarsi per chiedere eventualmente un po' di collaborazione.
collaborazione, collaborazione che non arriva e sale a 32 secondi il vantaggio della Pirrone. E davanti si va a piazzare addirittura la D'Agostin, come a voler bloccare tutti per lasciare via libera alla Pirrone. Gioco di squadra perfetto delle nostre ragazze che stanno distendendo magistralmente, l'attacco veramente straordinario di Elena Pirrone, mentre continua a salutare la tedesca Ludwig, sia il passaggio sul traguardo, non ha mai perso l'occasione nei tre passaggi che ci sono stati per salutare i parenti che sono qui al traguardo di Bergen, e anche su questa salita si stava divertendo a salutare in telecamera. Elena Pirrone che continua con la sua azione molto redditizia, molto efficace, salendo verso Salmon Hill. Qui vediamo sulla destra in grafica anche le caratteristiche di questa salita. Altro attacco di un atleta britannica, è sempre Letizia Paternoster, che come il grande Claudio Gentile del Mondiale 82 va a stoppare gli attaccanti di turno con veramente tatticamente in modo perfetto. Con una freschezza e con una lucidità incredibile si è portata sulle ruote della Giorgi e adesso addirittura si porta avanti, mentre è riuscita a rientrare l'altra russa insieme alla Novolovskaya, quella che era caduta poco fa, e si tratta della Petchenko. Dunque di nuovo in due sono anche le russe, prova ad andarsene Letizia Paternoster, raggiunta e saltata in un attimo Pfeiffer Giorgi. Dunque adesso ha un vantaggio di una trentina di metri nei confronti del resto del gruppo, che ora è guidato dall'australiana Fasnak con la pole per la Danimarca, che è sulla sua ruota, e poi la prima delle francesi, ora in terza posizione nella gruppetto, si tratta dei Chervin-Piel. Proprio la Francia, la formazione più numerosa, ed è la formazione che potrebbe cercare di organizzare un incidimento, bisognerebbe capire come sono le gerarchie all'interno della formazione francese. Ecco, questo contrattacco di Letizia Paternoster potrebbe diventare molto pericoloso per Elena Pirrone, perché vedete che ha indotto le francesi in questo caso a reagire con grande determinazione, e con questa azione sta diminuendo anche il vantaggio di Elena Pirrone, purtroppo. Paternoster, soprattutto ti stavo chiedendo, la Paternoster non è riuscita a fare il vuoto, non è riuscita ad andare via, in quel caso il discorso forse sarebbe stato diverso. Così invece ha, come si dice, davvero svegliato il cane. Ha svegliato il cane, è riuscita in una prima fase a fare il vuoto, poi però immediatamente c'è stata la reazione. E vediamo che la Biel, la transalpina Biel, e lei con un'azione veramente interessante ha già recuperato circa una decina di secondi rispetto al vantaggio che Elena Pirrone aveva all'inizio della salita verso Salmon Hill. Ne rimangono 23 e vedete, si è selezionato questo gruppettino di 8 atlete, dove c'è ancora una volta un attacco della Kulinic, la ucraina Kulinic, e qui siamo ritornati su Elena Pirrone che continua con una pedalata molto regolare, un po' più affaticata ma comunque ancora redditizia. Allora, due francesi, l'ucraina, sono la Biel e la Popponile, due francesi, poi la Giorgi per la Gran Bretagna, la nostra Paternoster, abbiamo la Fasnak per l'Australia, per il Canada la Boalara, la Bole per la Danimarca e la Kulinic per l'Ucraina. Questa è la composizione del gruppetto 3-5-8, gruppetto di 8 che è rimasto all'inseguimento della Pirrone, che mantiene un vantaggio adesso di 18 secondi. È quasi in cima, è quasi in cima Elena Pirrone, che aveva raggiunto un vantaggio massimo di 44 secondi, poi l'azione della Paternoster ha dato il là alla reazione di tutte le avversarie della Bolzanina, che adesso però mantiene 20 secondi. Continua la fase di incertezza dietro, dopo gli attacchi di Paternoster e poi di Kulinic, e ne approfitta per aumentare leggermente ancora il suo vantaggio Elena Pirrone, che continua con una pedalata molto molto regolare, non dimostra cedimenti nemmeno in questo tratto in salita, ormai al gran pieno della montagna, e poi potrà nuovamente lanciarsi in discesa. Proprio un giro fa è partito il suo attacco, perché proprio dopo essere transitato al gran pieno della montagna, all'inizio della discesa, Elena Pirrone aveva lanciato il suo attacco. Da non dimenticare che da un paio di giri ha ricominciato a piovere, una pioggia abbastanza leggera che però si sente, e soprattutto si sente sull'asfalto, lo vedete da queste inquadrature, asfalto bagnato, dunque attenzione, attenzione adesso alla discesa.
difficoltà per Letizia Paternoster, che sta pagando lo scatto in cui si è impegnata. Vedete, ha perso leggermente contatto rispetto alle atlete che sono le prime inseguitrici di Elena Pirrone. Un'azione un po' azzardata, evidentemente, e ora sta pagando il conto Letizia Paternoster, che ha perso contatto da queste atlete. Se la telecamera si gira, riusciremo a capire se è comunque un ritardo ancora recuperabile da parte di Letizia Paternoster, che proprio negli ultimi metri di salita non è più riuscita a tenere il ritmo che in questo momento continua ad essere fatto, sostenuto dall'atleta transalpina, la Biella, con il dorsale numero 21. E lei si sta criticando per l'altra francese, per Clara Bomboni. Questa invece è l'inquadratura per Elena Pirrone. 19 secondi il suo vantaggio, 8 contro 1 potremmo dire, perché nella gruppetta dietro non fa più parte Letizia Paternoster. Adesso magari, sfruttando questa inquadratura dall'alto, riusciremo a capire se c'è la possibilità per la Paternoster di rientrare su questo gruppetto di seguitrici. Certo che se non trovano un minimo di collaborazione, tutto il lavoro la Biella dietro per la Francia non lo può fare, e questo sarebbe un gran bel vantaggio per la Pirrone, ovviamente. Ovviamente sì, sarà importante anche capire come in questa discesa resa pericolosa e naturalmente viscida dalla pioggia, come si arriverà al termine della stessa. Purtroppo, e questa è una cattiva notizia per noi, Letizia Paternoster non fa più parte delle prime inseguitrici. Vediamo se, anche sfruttando la sua abilità nel guidare il mezzo, ha la possibilità di rientrare su queste 8, che sono le 8 inseguitrici di Elena Pirrone, che comunque nel primo tratto in discesa aumenta il suo vantaggio. Era transitata con 19 secondi al campione della montagna, ora ne ha 23, quindi sta dimostrando una grande tenuta, una grande abilità anche alla guida del mezzo. E guardate la sua posizione in bicicletta, una posizione veramente straordinaria, nonostante sia all'attacco da quasi 20 km, attacco solitario. Vediamo anche nel riquadro più grande a destra le varie fasi di corsa con il cerchietto azzurro, ed è proprio il caso, hanno fatto bene a farlo d'azzurro questo cerchietto, perché contraddistingue la nostra atleta, era la Pirrone. Con il cerchietto verde invece le inseguitrici si allontanavano nella grafica i due cerchietti, e infatti anche la grafica alla quale siamo normalmente abituati ci mostra come il vantaggio della Pirrone stia aumentando, perché adesso siamo intorno ai 25-26 secondi ed è rientrata la Paternoster. È rientrata Letizia Paternoster nel gruppetto delle inseguitrici, dal quale prova adesso a venire via di nuovo una della Jorgen. Sempre lei, con lei che sta, tra l'altro, è stata la prima ad andare all'attacco in questo campionato del mondo durante la prima tornata. 28 secondi il vantaggio di Elena Pirrone, con la Jorgensen che è la più scatenata alle sue spalle. Bella la notizia del rientro di Letizia Paternoster, che potrà continuare naturalmente a lavorare in appoggio alla compagna di squadra e poi cercare di sfruttare sul traguardo anche le sue doti veloci, mentre Elena Pirrone non dà assolutamente segnali di stanchezza e sta continuando questa sua marcia, che potrebbe diventare veramente trionfale. In questa categoria non è usuale, anzi è molto raro vedere attacchi da lontano che le atletano poi la forza di portare al termine, come sembra stia riuscendo ad Elena Pirrone, che ha un vantaggio di 23 secondi tra lei e il gruppo principale di inseguitrici sui quali è rientrata Letizia Paternoster. Eccola qui, la danese Jorgensen, la vice campionessa europea di Herning nella prova su strada, all'attacco fin dal primo giro, che è protagonista anche in questa finale. Allora attenzione, perché nel gruppo delle inseguitrici è riuscita a rientrare anche un'altra ragazza della Gran Bretagna, si tratta della Rice, di Sophie Rice, dunque adesso sono in due anche gli inglesi, perché si è aggiunta appunto la Rice a Piper George, dunque potrebbero sfruttare anche questo elemento numerico le due inglesi per cercare di organizzare un altro tipo di inseguimento. Intanto è la Paternoster che ora si è portata in testa al gruppo per andare a stoppare la Jorgensen. 14 secondi si è ridotto, si è pericolosamente ridotto adesso il vantaggio
della Pirrone, 16 secondi quando mancano poco meno di 7 km alla conclusione. Raggiunta la Jorgensen con una bella azione di Letizia Paternostra, ecco queste fasi di incertezza dove non si prende l'iniziativa, dove le atlete si rilassano, sono utilissime invece ad Elena Pirrone che continua con la sua regolarità, ecco proprio in queste fasi ha la possibilità di aumentare il proprio vantaggio. Bene, sì, lì deve stare ferma, Letizia, ora non bisogna muoversi, già quella accelerazione verso Salmon Hill ha sicuramente contribuito a mettere in difficoltà Elena Pirrone e ha creato delle difficoltà anche alla stessa Letizia Paternotte, perché negli ultimi 300 metri di salita ha dovuto dare fondo a tutta la sua capacità di reazione per non naufragare e poi avere la possibilità al termine della discesa di rientrare nella corsa, di rientrare in corsa e di tornare ad essere utile appunto ad Elena Pirrone. 6 km alla fine e 23 secondi il vantaggio per Elena Pirrone. Ci attiamo tra l'altro anche al suo fenomenale palmarès, campionessa europea a crono, chiaramente tra gli under, tra le juniores, pochi giorni fa ha conquistato il titolo mondiale sempre nella prova contro il tempo, e questo è uno sguardo lanciato dietro dalla Pirrone che credo Silvio le abbia dato una iniezione di fiducia fenomenale, perché quando si è voltata in questo lungo rettilineo le avversarie ancora non c'erano, dunque ti carica vedere che hai un buon margine di vantaggio. È tratto questo tratto più adatto a un gruppo, un gruppettino in questo caso che sta inseguendo un'atleta solitaria, perché è uno dei tratti più veloci di questo circuito, sempre in continua discesa, dove bisogna pedalare, dove bisogna spingere. Ecco che un gruppo organizzato è favorito rispetto a un'atleta solitaria, Elena Pirrone, che voltandosi non ha visto le sue inseguitrici, sempre la Jorgensen che continua a provare a sollecitare le altre, insomma, ma con queste accelerazioni solitarie che poi non trovano l'assistenza da parte delle altre, insomma diventa tutto vanificato, e continua a fare invece buona guardia Letizia Paternotte, che ora è nella pancia di questo gruppo mentre continua, guardate, con una regolarità estrema e assoluta, e che la sta premiando Elena Pirrone in questa sua cavalcata che potrebbe veramente diventare trionfale. Siamo entrati negli ultimi 5 chilometri, attenzione adesso perché la strada è bagnata, attenzione a questo tratto da affrontare sul pavè, c'è ancora una leggerissima salita, quella che sta per andare a prendere ora Elena Pirrone, che mantiene un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti delle avversarie, con grandissimo stile, con grandissimo carattere, solidissima Elena Pirrone per quello che ha fatto vedere finora, e vediamo che dietro tra l'altro non c'è, continua a non esserci un grande accordo, sì, qualche tentativo della Jorgensen, adesso della Giorgi per quanto riguarda la Gran Bretagna, ma non c'è un vero e proprio inseguimento organizzato, deve continuare a fare quello che sta facendo ora Letizia Paternotte, vale a dire a rimanere passiva sulle ruote delle altre, perché devono essere chiaramente le altre nazionali a provare ad organizzarsi per andare a riprendere la nostra, per andare a riprendere Elena Pirrone. Attenzione alla Danimarca, per due volte in azione con la Jorgensen, adesso invece con l'altra atleta, con la Pole. Sta andando nel tratto del percorso che porta verso Sandviken, dopodiché ci sarà l'ultima curva sulla sinistra, cambio di direzione per ritornare verso il centro della città di Bergen, 4 km, meno di 4 km al traguardo per Elena Pirrone, un vantaggio che è nuovamente aumentato rispetto ai 16 secondi di circa un chilometro fa, siamo a 19 con la Boe, la danese Boe, che sta lavorando per la connazionale Jorgensen, c'è da andare a prendere Elena Pirrone, naturalmente poi la Jorgensen avrà la possibilità di far valere il suo elevatissimo spunto veloce. In seconda posizione sempre Letizia Paternotte, che è ritornata a fare questo lavoro da stopper che è stato fondamentale per ora per Elena Pirrone, che sta resistendo comunque con grande efficacia all'inseguimento delle rivali. Carolina Bohe adesso per la Danimarca, è lei che sta conducendo l'inseguimento alla Pirrone, che mantiene un vantaggio di 18 secondi, 3 km e mezzo alla conclusione, presto ci sarà la svolta a sinistra per andare a prendere la strada che costeggia il porto di Wegen e per andare dunque verso il traguardo di Felsenplatten.
19 secondi, è una lotta pari a questo punto. Elena Pirrone solitaria al comando e la danese Boe che solitaria all'inseguimento della campionessa del mondo, sta resistendo molto bene. Elena Pirrone che è al comando da circa 25 km, al comando solitario, ed è arrivata ad avere un vantaggio di 35 secondi come vantaggio massimo, ma amministrato con grande autorevolezza, con grande personalità, questo suo attacco che se dovesse andare a buon fine. Potremmo parlare veramente di un'impresa di questa giovanissima ragazza che ha la concreta possibilità di fare doppietta dopo aver conquistato il titolo mondiale a cronometro. Eccola qua, la cambio di direzione, presto saremo lungo il mare, 18 secondi il vantaggio per la bolzanina Elena Pirrone, una ragazza del secondo anno, lei che l'anno scorso era stata decima nella cronometro mondiale in Qatar a Doha, che quest'anno ha fatto un salto in avanti fenomenale andando a conquistare la maglia iridata, andando a conquistare il titolo mondiale, la medaglia d'oro, e che adesso è a 2 km e 400 metri dal sogno della possibile doppietta. 2 km poco più dietro, non riescono ad organizzare un inseguimento vero e proprio, si affidano, hai fatto bene Silvio, credo, a sottolinearlo poco fa, adesso è una sfida uno contro uno, la Pirrone non contro queste 10 atlete, ma contro la Boe, perché sta tirando solo lei. E infatti è un testa a testa tra la Boe, Danimarca, in testa al gruppo inseguitore, ed Elena Pirrone invece solitaria al comando, tesserata la bolzanina, secondo anno della categoria, già come abbiamo più volte detto, nata il 21 febbraio del 99, tesserata per il gruppo sportivo Mendel Speck, che naturalmente immagino anche i dirigenti della formazione davanti al televisore a gioire per l'ennesima gioia che questa ragazza sta regalando alla propria società e al ciclismo azzurro. Elena Pirrone lanciata ormai verso il traguardo, poco più di un chilometro e mezzo per lei, 18 secondi ancora di margine. Adesso arriva il cambio davanti, ma sono tutti scatti, non sono degli inseguimenti ben organizzati, ben strutturati. Adesso ci trova con questo scatto la Ucraina, Olia Kulinich, ma si mantiene costante il vantaggio della Pirrone. Sono ragazze 18-19 anni, questo qua della categoria juniores, la Pirrone è all'attacco da più di 20 km e sì, possiamo dire che mai, ma proprio mai, ha affidato il minimo cedimento. È arrivata addirittura a un vantaggio di 43 secondi, possiamo dire che ha veramente rischiato quando c'è stato un po' quell'errore tattico della Paternoster sulla salita di Salmonella. Pensava di fare il vuoto e magari avere la possibilità di raggiungere in solitaria la compagna di squadra e poi in coppia involarsi verso il traguardo. Un calcolo errato da parte di Letizia Paternoster, comunque nulla. Fortunatamente le cose sono andate bene, ormai Letizia Paternoster all'ultimo chilometro è aumentato ancora il suo vantaggio, scusate Elena Pirrone, Letizia Paternoster dietro ha avuto la possibilità di rientrare e ora ha la possibilità di andare una caccia alla caccia anche lei di una medaglia, perché quella d'oro, almeno di previsto in questi ultimi 900 metri, è ancora una volta di Elena Pirrone. Eccola qua sul lungomare di Vegen, del porto di Vegen, Elena Pirrone con un vantaggio di assoluta sicurezza, perché ancora addirittura non sono neanche spuntate le 13 ragazze che sono al suo inseguimento, la grafica parla di 20 secondi, ma credo di poter dire che sono decisamente più di 20 secondi quelli che ha di vantaggio Elena Pirrone, che ormai è agli ultimi 500 metri, attenzione a queste ultime curve, magari sarebbe il caso anche di andare su quella che è davanti, caduta della Pagnac e dell'Ucraina, della Kulinich. Adesso è più una lotta per cercare le posizioni per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo, più che un tentativo di riportarsi su Elena Pirrone, che a poco più di 300 metri dal traguardo ormai può gioire. Elena Pirrone è l'ultima curva per lei, tra poco sulla destra, che sarà la campionessa del mondo. Ecco la rettilineo d'arrivo, Elena Pirrone, per una trasferta norvegese magica, semplicemente magica, per lei che segnerà tutta la sua carriera, quella che sarà quando passerà l'anno prossimo tra le elite la sua carriera, ma le resterà per sempre nel cuore questo grandissimo trionfo, anzi di più questo doppio trionfo, campionessa del mondo nella prova a cronometro, campionessa del mondo nella prova in linea, tutto questo in una manciata di giorni, tutto questo per una fenomenale
Elena Pirrone sta adesso per lavorata per la seconda posizione, la maglia dice campionessa del mondo se la prende la Jorgensen, terzo posto per la Paternoster, dunque arriva comunque un'altra medaglia per l'Italia, oro argento era stato nel cronometro, oro e bronzo nella prova in linea con Elena Pirrone e Letizia Paternoster. Silvio, oggi possiamo dire di un'altra categoria la Pirrone rispetto a tutte le altre, senza dubbio di un'altra categoria, conquistato il titolo mondiale al termine di una vera e propria impresa atletica. A questa età, in questa categoria, azioni di questo genere sono veramente rare. Festeggia, ora stiamo rivedendo questo replay sul traguardo, sottolinea Italia l'appartenenza a questa formazione che dopo quanto è riuscita a fare Elisa Balsamo nel 2016 con la conquista del titolo mondiale a Doha, fissa e consecutivamente con Elena Pirrone questo straordinario risultato. Elena Pirrone che ora riceve l'assistenza da parte degli assistenti al seguito della nazionale e si prepara poi ad andare a ricevere la sua seconda maglia ridata in questa rassegna di Bergamo. La maglia del campionessa del mondo rimane a noi, rimane all'Italia, passa dalle spalle di Elisa Balsamo nella categoria juniores a quelle di Elena Pirrone, mentre sta arrivando al traguardo insieme alla tedesca Ludwig anche un'altra nostra azzurra, si tratta di Nicole D'Agostin. Oggi Silvio, purtroppo fin dall'inizio abbiamo dovuto fare con un atleta in meno perché il problema meccanico l'ho avuto nel primo giro, Martina Fidanza, però a livello di squadra proprio l'Italia si è mossa in maniera eccezionale. Si è mossa bene sfruttando naturalmente lo spessore e le qualità delle ragazze che sono state schierate da Dino Salvoldi, che aggiunge altre due medaglie al lunghissimo palmarès che già gli appartiene. Martina Fidanza sfortunatissima, brava Vittoria Quattini nella prima metà corsa che è riuscita a lavorare e a naturalmente essere